dove sta andando? Oh, dici a me? Direi. Iscrivermi al canale. Ah sì? Fatelo anche voi, aiutateci a farlo crescere. È gratis. E sei gratis? Tutti in cammino. In cammino. Questi cammini, guardate come leva largo il marsupietto foglia. Di chi è quel marsupio foglia lì? Puniam Dress. Di Puniam Dress. Per me è dimagrita comunque. Camminare fa bene. Guardate che bello effetto. Si è alzato il sole e sta asciugando il ponte. Vedete la nebbiolina che si alza dal ponte? Siamo sul ponte del Torrente Bagnone, verso virgoletta. Nel pomeriggio la pellegrinetta andrà a fare il bagno nel torrente, vero? Certo. Non l'hai portata la muta di neoprene? Buongiorno. Dai, due in cammino. Che se il caso non si fosse capito, siamo noi due. Sì. Dove stiamo andando oggi? Ecco, questa è una bella domanda. Allora, stiamo facendo una delle tante varianti, della via del Volto Santo. Aspetta un attimo, c'ho la pozzanghera. Da virgoletta fino a Castiglione Terziere. Castiglione del Terziere. Poi proseguiremo in direzione di Monti di Licianardi, dove ci si ricongiunge al percorso. Diciamo che questa variante serve per non fare circa 5 km su asfalto che ci sono da poco prima del cimitero di virgoletta all'imbocco del sentiero per Monti di Licianardi. E niente, arriveremo fin quasi a Monti e poi gireremo indietro e lo trasformeremo in un giro d'anello e torneremo a casa sempre a piedi per una totale di una ventina di chilometri circa. Siamo ancora a settembre, stamattina quando siamo alzati un nebbione incredibile, sì. Però ora è uscito il sole. E si vede tutta la vegetazione che fuma per l'evaporazione dell'acqua. La vegetazione tabagista. La vegetazione tabagista. Io so. Niente, in cammino. Eccoci al castello di virgoletta. Qui prenderemo a destra e poi inizierà la variante. Ok, e ora una breve lezione di camminologia. Oh signore! Dritti, che via c'è? La via Francigena. La via Francigena. A sinistra, la via del Volto Santo. Sì. A sinistra, deviando dopo 100 metri di nuovo sulla sinistra, c'è la variante della via del Volto Santo per Castiglione del Terziere, quella che percorreremo oggi. Qui questo è uno snodo di vie. Poco oltre il cartello per Valle Scura, sulla sinistra dove inizia la deviazione per Castiglione del Terziere. Qui poco più avanti, prima della salita. Siamo sulla deviazione per Castiglione del Terziere. Per ora è sempre su asfalto, però è più tranquilla rispetto all'altra strada, è anche più stretta. Vabbè, il panorama è bello. Là i monti, i cipressi. E dietro di me la pellegrinetta che avanza inesorabile, mi sta raggiungendo. Oh, guarda quanti animali, oche, galline, tacchini, sono lì a prendere il sole. Tra l'altro ci siamo resi conto di essere passati di qui, ma in senso opposto, quando abbiamo fatto la seconda parte della prima tappa storica, per cui scendendo da Bagnone e andando verso virgoletta, siamo passati per questa stessa strada, ma andando in un altro senso, verso virgoletta. Guardate quante bistecche! Basta stalkerare gli animali! No, non sono bistecche, c'è anche il vitellino là dietro. Basta stalkerare gli animali! Caprette, una mucca col vitellino timido nascosto là dietro. Ciao vitellino! Andiamo, dai! Variante che è in uso da poco è già segnata, per cui sia che arriviate da virgoletta, dalla tappa bassa del Volto Santo, sia che arriviate da quella storica su da,
da Trischietto, Bagnone, eccetera, eccetera. Arrivate qui, ci sono le frecce. E c'è anche qua. E anche sull'albero. E niente, e da qua si deve nel campo. Guarda, c'è un'altra targhetta. C'è anche un'altra targhetta. Sì. Via del Volto Santo. Sì. Vabbè, noi comunque abbiamo una traccia, per cui non dovremmo perderci. Lo faranno sapere i nostri parenti nel caso. Abbiamo attraversato in qualche modo il prato e siamo arrivati qui all'imboccatura del sentiero che è segnalato. Vediamo più avanti come sarà. A un certo punto abbiamo perso le tracce del sentiero, non abbiamo più tutto vernice, e usando il GPS siamo orientati a vedere meglio e siamo finiti nel cortile di qualcuno e qua siamo arrivati sulla strada e là sopra c'è Castiglione. Allora, noi siamo arrivati da lì, da dietro quell'albero d'olivo. Qui c'era la Madonna dell'Annunciazione, una cappelletta del XVII secolo, e qui c'è da dove siamo venuti a sbucare, da quel pertugio là in fondo. Infatti vedete anche segnato quello che dicevo. E vabbè, anche per terra. Andiamo. Ci sono diversi tratti finora che ti sembra di passare in casa della gente. Perché... Scusi, vorrei fare un caffè. Quasi quasi. Comunque, qua a nostra sinistra c'è il cimitero di Castiglione e davanti il paese con il castello. Guarda che bellino il cimitero di Castiglione, cassonetti a parte. Anche non è anche il cimitero. Beh, insomma. Oh, abbiamo avvistato la torre del castello di Castiglione. E lì c'è il paese. Via, si sale. E da qui si sbuca a Castiglione. Che ora andremo a visitare. Castello alto medievale, nono decimo secolo. Oh, guarda quanti, sono anche cuccioli. Dove? Nella specie di giardino lì. Mica tutti si spaventano, guarda, questi sono coraggiosi. Allora, il castello e qui la chiesa. Mentre si aspetta la pellegrinetta che si è persa. Ah, eccola là che arriva. Miau! Che vita da gatti, eh? Ma è bello perché fuori da ogni casa ci sono o poesie o pannelli